pronto per il quarto appuntamento in quel di Varano, 125 Moto 4 che si sfidano, 2350 metri di percorrenza per 10 giri, una griglia di partenza che vi vado a mostrare con Magnanelli in pole, Trubbia ma soprattutto Piguin in prima fila. La seconda fila si apre con Galloni, 300 CIV, Kevin Manfredi, eccole qui le guest star di questo appuntamento. Kevin, Mondiale Moto E, Endurance Kawasaki, campionato italiano Superbike con la Suzuki, e Simone Saltarelli, National Trophy. Terza fila che si apre con Marian, Del Bianco, CIV, abbiamo tantissime anche per lui apparizioni in Superbike e Moto3, e Carpina. Quarta fila con Teffo, Vitali, Luca Vitali, CIV Superbike anche lui, Muttoni, Zidaric, Cambioni, Rosati, Ambrogi Favazzo. A tra poco per l'inizio della gara. Lo abbiamo reclamizzato e sponsorizzato molto, sta per iniziare la 125 Moto 4, ma soprattutto abbiamo qui con noi dei piloti estremamente esperti, piloti che sono venuti qui per regalarci anche degli attimi di sorrisi, a partire da Super Kevin Manfredi, Mondiale Moto E, Mondiale Endurance con la Kawasaki, campionato italiano Superbike Suzuki appena arrivato in griglia di partenza, intanto con la numero 52 Alessandro Del Bianco, lo ricordiamo, lo sappiamo anche lui, CIV, ex Mondiale Superbike, Moto3 anche per lui, ma non abbiamo soltanto lui, c'è anche Luca Vitali, CIV Superbike, Galloni 300, CIV, Simone Saltarelli, National Trophy, li stiamo aspettando, vediamo che si vanno tutti quanti ad incasellare. Eccoli qua, ad esempio in questo caso abbiamo Luca Vitali che parte dall'undicesima piazza, ci guarda, ci scruta. Dai, facciamogli una domanda, vediamo se ci risponde, vediamo, sentiamo, vediamo come gli viene posto il cavalletto. Sentiamo. Carpiamo qualche domanda. Sentiamo Luca. Ciao. Sei carico? A voglia. Qual è la percezione? Dai, cos'è? Siete qua per divertirvi, dai, sì, lo sappiamo. Sì, siamo qua per divertirci. No, bello, dai. Io a fare queste cose mi diverto, loro... Poi con questi altri qua ve le darete di santa ragione. Ma io spero di farcela, perché nei giorni scorsi... Ieri, insomma, abbiamo avuto un po' di problemini. Poi io non è che vado particolarmente forte queste moto. Vado forte solo quando c'è potenza. Ah beh. E allora qui ci sarà molto più tecnica. Bisogna sapere guidare queste moto. Io purtroppo con queste faccio un po' fatica, però adesso vediamo, ci divertiamo. Adesso qualcosa è cambiato perché la moto va un po' più forte, vediamo se riesco ad attaccarmi e a divertirmi meglio. Andiamo, intanto andiamo a scovare qualcun altro. Vediamo, ci sono Manfredi e Saltarelli. Questa è la moto di Manfredi. Andiamo di là. Eccoli qua, guardate Kevin Manfredi, guardate la sua preparazione. Vieni con me, Tony. Kevin, stiamo indugiando sulla preparazione. A noi ci piacerebbe che tu corressi con questo cappellino, sarebbe il top. Ma adesso ci stavo pensando anch'io, perché almeno piglio un po' d'aria, c'è fresco. Senti com'è, percezioni? Siete qua per divertirvi. Percezioni? Dai, no, divertirci. Devi sempre vincere. C'è una divertirsi, c'è un cavolo che... divertirsi. Qua si va, si punta all'obiettivo finale. Si rischia più qua che una gara di mondiale, però. Ah, tu dici? No, va bene, dai, siete cariche. Sì, sì, dai, sì, ho visto, sì. Avete fatto tutta la preparazione, siete stati là tranquilli, adesso andate dentro e. Vedi, fanno sparire il casco e i guanti già, quindi. Questo è un problema, vero? Va bene, lo lasciamo andare. È tutto pronto? Tra l'altro è tutto questo, andiamo. Gliel'ha riportato. No, gli stanno facendo gli scherzi a Kevin Manfredi. Va bene così. Ah, si sta mettendo sulla sua moto. Fanno i cambi, si stanno divertendo. Ti divertite con poco. Ma sei geloso di Kevin? Sei geloso di Kevin? No, è che in realtà è la situazione andata che gli siamo cambiati le moto per provare i vari setup. Okay. E io con la sua ho fatto il miglior tempo tra di noi, allora solo che il transponder è il suo e quindi gira con la sua moto lui in qualifica davanti a me. Ecco, allora quindi ho detto adesso perché io devo stare lì? Ci vuole stare, solo stare. Allora vediamo come va a finire. Tutto pronto per l'inizio della gara della 125 Moto 4 che ci mostra e ci permetterà di avere questi fiori all'occhiello che sono Kevin Manfredi, Saltarelli, Del Bianco, Vitali, tutti quanti piloti stranavigati, straesperti che si daranno battaglia divertendosi come abbiamo visto all'interno delle interviste pre-gara e mostreranno un po' quello che è questa novità che poi proporremo in varie salse del trofeo moto estate. Si accendono i semafori, si spengono, via, partiti in pennatona di Trubbia con Magnanelli davanti. Magnanelli, Trubbia, attenzione perché sta spuntando alle spalle Piguin, vediamo chi va davanti, è Trubbia davanti su Magnanelli, mamma mia,
Partenza ottima anche da parte di Piggin, che sembrava poter infilare gli altri due piloti. In realtà Piggin qui viene sorpreso e iniziano le tarantelle lì davanti, come le chiamiamo, con Galloni, che è passato in terza posizione e subito cerca addirittura di dar fastidio a quei due davanti. Nicolas Piggin lo vediamo impegnato in un tentativo di sorpasso sfruttando la scia, ci riesce subito Nicolas Piggin, passa Daniele Galloni, ma rispostona di Daniele Galloni, intanto là dietro quei tre ragazzacci, quei brutti ceffi di Kevin Manfredi e Simone Saltarelli, si stanno già divertendo come i pazzi con sorpassi contro sorpassi, sorpassi. Sarà una gara spettacolare sicuramente all'insegna del divertimento, come ci hanno detto loro, siamo qua per divertirci, con moto che sono un po' meno performanti a livello proprio di aerodinamicità, ma soprattutto di prestazione. Cercheremo di fare meglio e se non ci riusciamo vogliamo comunque vincere le rispettive battaglie. Nicolas Piggin con Galloni davanti, intanto viene completato ultimato il primo giro con Trubia davanti a Magnanelli, vediamo Magnanelli che prova subito la risposta in ingresso del rettilineo, vediamo se ci riesce, chiude Magnanelli, sì, no, Trubia lo respinge al mittente con una super mossa, riesce ad andarsene via addirittura dietro in perversa. L'intenzione Manfredi, prova subito il sorpasso all'esterno dove non si può, che fai Kevin Manfredi, ma è un fenomeno, è uno spettacolo vederlo, e non riesce, però proverà a rientrare dall'altra parte, vediamo se riesce, respinto l'attacco di Kevin Manfredi mentre viene passato sfruttando la scia da Saltarelli, ma vediamo se subito gli si riappioppa davanti, vediamo Manfredi, no, si accoda e allora aspetta, anche perché la gara è abbastanza lunga, anche perché ci sono 10 giri e mi sembra che si stiano formando, ecco adesso inizio ad avere anche una panoramica diversa, perché si stanno formando dei gruppetti davanti Trubia Magnanelli, dietro Piggin Galloni e poi ci sono Manfredi, Saltarelli e tutti gli altri con Del Bianco, eccolo qua che inizia a studiare Manfredi che passa interno su Saltarelli, forse Saltarelli che passa interno su Manfredi, Del Bianco li sta studiando, chissà che non andando tutti e due a disturbarsi non facciano in modo che anche Alessandro Del Bianco rientri totalmente nella gara. E allora passa anche il secondo giro con distanze abbastanza sperequate tra i piloti davanti, Trubia, Magnanelli, con Magnanelli che ha deciso di aspettare. Da là dietro c'è Galloni, anzi Piggin davanti a Galloni, ma Galloni è lì che lo aspetta e intanto dietro ci sono Manfredi, Saltarelli e Ale Del Bianco, che mi sembra sta rientrando totalmente in pista. 3 giri su 10, siamo praticamente ancora ad un quarto di gara perché siamo a 2.5. Saltarelli prova subito a far fuori il diretto contendente, chissà che non ci riesca, vediamo, si sono puzzicchiati tantissimo, è stato molto bello anche il pre-gara, come avete potuto vedere sono amici prima che grandi piloti e allora questa amicizia li porta poi a divertirsi, a sfidarsi sempre nel pieno rispetto delle regole, nel pieno rispetto di quello che è. Attenzione, intanto Trubia davanti con Magnanelli se le stanno dando in santa ragione, è rientrato totalmente anche Del Bianco in quel gruppetto di tre che ci farà divertire. Caduta, attenzione, mamma mia che rischio, è forse Trubia, attenzione perché la gara cambia totalmente scenario, sì è Trubia furioso, arrabbiato perché si giocava la vittoria finale, c'è la moto là in mezzo, chiaramente procederà allo spostare la moto, peccato per Trubia. E allora a questo punto Magnanelli vola, ma vola dietro anche Galloni, che mi sembra abbia, anzi no, è Piggin che ha staccato totalmente Galloni, no, o è Piggin o è Galloni, sì, no, era Galloni che ha staccato Piggin, intanto là staccano in tre totalmente, dei pazzi scriteriati, Manfredi, Saltarelli e Del Bianco, guarda lì Saltarelli come salticchia sul dosso, sul cordolo, sì sul dosso, buonanotte che siamo in macchina. No, e allora ancora Saltarelli, vediamo se prova ad entrare con Manfredi che gli chiude il portone in faccia, e adesso sono affari loro. Adesso sono affaracci loro, perché se si sono messi in combutta quei tre sono problemi, sono problemoni. Intanto incredibile perché Magnanelli a questo punto sfrutta in maniera importante, si andrà a giocare la sua grande chance, a questo punto lo fa nel pieno rispetto delle regole, anche perché si gioca la vittoria poi del torneo finale, il buon Magnanelli. Intanto Del Bianco, vediamo se prova ad entrare,
Sì, vediamo, forse però è andato un po' troppo esterno. Chissà che non venga rispedito al mittente l'attacco da parte di Del Bianco. Sì, infatti è andato troppo esterno, ma rientra. Allora, tanto la gara è qua, ragazzi. Tanto 4 su 10, ma questi si ammazzano di santa ragione. Ancora Del Bianco con Saltarelli davanti, con Manfredi che non ci sta, che risponde. Vanno alla chicane prima del rettilineo finale. 5 su 10, siamo quasi a metà gara. Occhio, perché Magnanelli, ok, e sta andando, ma dietro qualcuno imperversa. E attenzione, perché Magnanelli è stato raggiunto. Mamma mia, che gara! Manfredi salta, incredibile, ragazzi. Quello che sto vedendo, come si stanno divertendo quei brutti ceffi là davanti, se le stanno davvero dando di santa ragione. Guardalo lì, Manfredi, come si è messo col fiato sul collo, gli sta soffiando, alitando. Qui lo passa Saltarelli, ma chissà che non lo riesca a mantenere, o che riesca a mantenere quella posizione, molto importante per Saltarelli, anche e soprattutto per il divertimento che ci stanno regalando questi ragazzi, per come stanno interpretando la gara, e lo stanno facendo in maniera molto 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 importante. Complimenti davvero alla gara che stanno alla gara che ci stanno regalando, alla gara che stanno fornendo con Saltarelli, Manfredi e co, che lì si stanno davvero divertendo come i pazzi, e noi con loro ci stiamo divertendo tantissimo. Eccolo qua ancora Simone Saltarelli, lo vediamo con Manfredi che prova ad entrare su Del Bianco, che intanto cerca di approfittare anche lui di quello che sta succedendo. Mamma mia, se ne sta andando via la voce, tra poco penso che me ne andrò via pure io, perché così non si fa, ragazzi, così non si fa. E allora ancora Saltarelli con... siamo già 6 su 10 adesso, eh? Saltarelli studia Manfredi che prova ad entrare su Del Bianco. Sì, ci riesce Manfredi, ma Del Bianco ancora lo restituisce al mittente. Allora ancora Manfredi che proverà a respingere con Del Bianco che si è messo davanti, ma con Manfredi che tra poco sicuramente compare. Chissà che non compaia internamente, chissà che non compaia Saltarelli, chissà che non compaia nessuno. E alla fine c'è Del Bianco, invece no, perché vedo una motina, una motona, che è quella di Manfredi con Del Bianco che va sulla ghiaia. Non gliene frega niente a questi due, e chissà quello dietro se tra un po' non compare. Eccolo lì, magnifici tre, Saltarelli è comparso con Del Bianco che adesso è inquadrato, che si è accodato chiaramente, giustamente, non può fare altrimenti, anche perché non è che ci si può ammazzare tutto il tempo, signori. Bisogna anche pensare un po' alle cose formali. Sì, guardate, addirittura hanno il tempo di girarsi quei due là, hanno il tempo di girarsi Manfredi, Saltarelli e Del Bianco, pur per guardarsi, anche per salutarsi. Manfredi, Saltarelli, vediamo se gli entra dentro. No, Manfredi respinge al mittente, forse la prima volta, ecco, lo stavo per dire, la prima volta che stava mantenendo qualcuno la posizione davanti agli altri, ci è impiegato un secondo Saltarelli a zompare sull'altro. Intanto mamma mia, Magnanelli con Pigin. No, i Galloni, il Gallo ha passato Magnanelli davanti. Manfredi si gira addirittura in rettilineo, non gliene frega una mazza di quello che succede dietro, e Del Bianco passa, ma ancora Manfredi davanti, che qua stringe moltissimo e si mette davanti. Quello è un doppiaggio, che fa Manfredi? No, si sta girando tranquillissimamente. Del Bianco passa, questo per farvi capire quanta competizione ci sia, per l'amor di Dio, sì, ma quanto ci sia tanto anche rispetto. Mentre là vedo Galloni con il buon Magnanelli, ma non vedo più Pigin, non vedo più Pigin, e forse era proprio quello Pigin che si ritira Pigin, e allora rimangono evidentemente quei due là davanti, il Magnanelli e Galloni, con dietro Manfredi, Saltarelli e Del Bianco. Vabbè, questi è inutile, io continuo a commentare il fatto che passano, ripassano e strapassano, poi alla fine sono sempre attaccati l'un con l'altro. Questa volta è Manfredi in mezzo a sandwich tra Del Bianco che è davanti e Saltarelli che è dietro. Manfredi ripassa davanti prima di arrivare tra poco alla chicane del rettilineo. Galloni davanti, ma non riesce a scappare. Magnanelli gli si rimette davanti con una super staccatona, ottavo su 10 di giri. Saltarelli adesso è nel gruppo il terzo, ma secondo me può sfruttare la doppia scia, rimettersi davanti a tutti e due. Saltarelli sì o no? Sì, perché poi va a stringere fortissimo su Manfredi e gli impedisce di affrontare bene la curva. Allora a questo punto sono di nuovo magnifici tre, lì a guardare, ad osservarsi, a captare, a capire quello che sta succedendo. Io non ci sto capendo una mazza. Manfredi passa su Saltarelli mentre Del Bianco si è messo ad osservarli di nuovo da dietro. Forse chi sta dietro a guardare e ad aspettare fa prima, perché
poi chi ci va a capire qualcosa lo sa soltanto lui. Mentre davanti Magnanelli si è messo nella parte davanti Magnanelli e davanti a Galloni e ha guadagnato qualche decimo. Non è possibile nemmeno fare un raffronto cronometrico perché questi tre stanno viaggiando agli stessi tempi. Quei due davanti stanno viaggiando agli stessi tempi, che raffronto cronometrico facciamo? Tanto la gara è lì. Magnanelli, Galloni davanti, Saltarelli, Manfredi, Del Bianco dietro, con Piggin che si è ritirato, con la caduta di Trubia, molto importante. Ma qua adesso c'è Saltarelli davanti, bandiera blu, tra poco arriva, gli viene sventolata davanti a uno dei piloti quando compare tra poco 9 su 10. Allora adesso è penultimo giro, Galloni, vediamo se entra dentro, sì, entra dentro, super staccata di Galloni, Magnanelli si accoda ma esce benissimo e fortissimo da quella doppia. E Del Bianco qua si è un po' attardato, ah no, gli stanno facendo segno, vieni, vieni con noi Manfredi, aia, aia, forse qualche problema per Manfredi, ho visto che si è toccato, ha toccato qualcosa della moto, sì, problemi per Kevin Manfredi che probabilmente si ritira a questo punto. E allora diventa sfida Del Bianco Santarelli. Saltarelli chiude la porta in faccia Del Bianco, si sono divertiti troppo, Kevin si era divertito troppo e allora ha detto dai, vi lascio andare a voi due ragazzacci. E allora vanno loro due, Del Bianco Saltarelli con Del Bianco davanti, ma proprio si fanno cenni come per dire ma vieni, ti muovi, mi aspetti, ma facciamo che ci divertiamo. E si divertono effettivamente tantissimo con Magnanelli che è ripassato davanti intanto a Galloni. 9 su 10, tra poco sarà finish lap, l'ultimo giro per divertirci ancora insieme, ancora tanto, per poter commentare ancora tanto insieme. Intanto qualche slow motion lo vediamo, bellissimi in questo caso questi slow motion che ci permettono di mostrare la bellezza di queste moto, la grandezza anche di questi piloti, la simpatia che hanno mostrato. E allora finish lap con davanti il buon Magnanelli, con Galloni che però in questo caso mi sembra che abbia un po' mollato, eh. Lo vedo qualche decimo sotto, ma lo vedo anche che è un po'... eccolo qua. Qui Manfredi sì, si capisce chiaramente, sta andando a passo d'uomo, sta andando pianissimo probabilmente qua, vedremo anche il ritiro perché siamo in prossimità del... sì, effettivamente rientra ai box Kevin Manfredi, l'avevamo visto all'inizio del nono giro, si stava divertendo tantissimo. Il ritiro da parte di Kevin, davanti Magnanelli ancora tiene la posizione su Galloni e potrebbe andare a vincere una gara che gli permetterebbe davvero di dare un'assestata definitiva importante alla vittoria della competizione 125 Moto4. Chiaramente per lui era importante, se la giocava con Trubia. Trubia che aveva fatto una grande partenza, ma il ritiro, la caduta al terzo giro. E poi questa gara con Galloni, che non ha mai mollato, che non sta ancora mollando. Ale Del Bianco dietro, lo vediamo, è lui davanti a Saltarelli, vediamo chi però finisce davanti alla fine. Adesso lo andiamo a capire, vediamo i due che si guardano, si studiano, e beh ormai si girano perché pensano che magari ci sia ancora Kevin, ma Manfredi non c'è più, c'è stato il ritiro, vice super Magnanelli con Galloni dietro che esulta, anche lui esulta tantissimo Magnanelli, chiaramente è una vittoria fondamentale per lui, soprattutto in chiave campionato. Intanto vediamo anche Ambrogi che è stato doppiato, Saltarelli davanti, eccoli là, si danno la mano, esulta come se fosse una vittoria finale, esulta anche Del Bianco, se la stanno ridendo giustamente i due. Alla fine vince super Emanuele Magnanelli con la purtroppo con il ritiro di Trubia, con il ritiro di Manfredi, con Galloni felicissimo per il secondo posto, con il ritiro anche di Piggin. È stata veramente una gara sensazionale, tantissimi sorpassi, tanta adrenalina. Vince Magnanelli secondo, super Daniele Galloni. Adesso tra poco al box per l'intervista, o meglio in parco chiuso, perché secondo me ci delizieranno con il loro classico spettacolo i ragazzi, e avremo modo anche di illustrarvi quello che è questo grande nuovo progetto. Grazie. Ciao ragazzi. Raga, che botte che vi siete dati. Sì, dai, ci siamo divertiti, non avevamo il ritmo per fare nulla, ho fatto i primi due giri, ho detto magari ci provo, ma siamo un pochino più pesanti, facevamo fatica, allora ho detto dai, ci divertiamo un po', siamo divertiti da paura, siamo divertiti. Io ho visto che era un continuo alternarsi, ti prendo, ti rimetto dietro. Io ho provato a spegnergli la moto, ormai perdo il manubrio, ho provato a allungare la mano e spegnergliela, non ce l'ho fatta, quindi dai, siamo divertiti, dai, è stato bello così. Da parte tua cosa dici? Hai subito le sue angherie o gliele hai tornate?
No, dai, ce le sei andati. Loro sono abbastanza scalmanati, io sono, diciamo, un po' più tranquillo del gruppo. Però Kevin mi cambiava le marce. Kevin è quello lì, un po' più pazzo veramente. E allora, tanti big al via e poi chi vince? La sorpresa Galloni. È stata una bellissima gara, ho cercato di attaccarmi al 125 perché era quello che ne aveva di più. Ne avevo per stare davanti, però non per andare via, quindi ho preferito non rischiare, cioè ho vinto la categoria Moto4, basta. Qual è l'emozione di avere piloti così importanti in griglia insieme a te? Ma dal primo turno è stato subito c'è un onore per me, perché avere contro dei piloti di questo calibro è stato veramente una cosa fantastica per me. Cosa gli hai combinato? Che parlavano del tuo essere scatenato. Ah no, l'ho messo in riga qua, a casa mia. Carta canta qua, guarda, ma canta. Ma in gara quanto abbiamo fatto? Avete visto Sei i tempi? Dietro, intanto, dietro, 100%. Abbiamo visto i tempi? Technical qualcosa? Problem. Ma com'è la cosa che gli cambiavi le marce direttamente dalla sella? Ah sì, io provavo, ma non riuscivo. E allora, technical problem, però... È stato un peccato togliersi dalla bagara a due giri dalla fine, dì la verità, sì. Li avresti passati? Sì, avrei provato in tutti i modi, cioè non è che l'avrei passati, ma avrei provato in tutti i modi. E diciamo che era una battaglia fino sotto la bandiera a scacchi, quindi sarebbe stata dura. Luca Vitali, loro se le sono date di santa ragione, tu sei uscito subito dalla bagara, cos'è successo? Io partivo indietro, dopo... Oggi la moto andava anche un pilino meglio, di motore, allungavo un po' di più, solo che loro vanno forte, dopo io non mi fidavo tanto nel cambio di direzione, non so se c'è qualcosa che non quadra, però poi mi sono divertito, dai, oggi l'ho guidata meglio di ieri, dai, mi sono divertito di più. Li avevi quasi ripresi però? No, ripresi, sempre lontani, però ho girato un po' più forte e poi dopo partivo indietro e quando ho provato a passare uno con un Aprilia SP... Sono arrivato un pelo lungo, mi ero incrociato, mi ha perso tempo. Però dai, mi sono divertito, questo è l'importante. La moto è bella, così divertete, dai. Con il terzo classificato Luca Vitali. Taglia del podio. Eccolo. Secondo posto per Simone Saccaretti. Anche Fabio Pierre di Saccaretti. Vince Alessandro.